a volte sogni di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano. E adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai se grido. Fabrizio Gatti nel suo ultimo libro li chiama Gli anni della peste. E io a quel tempo, ai tempi di Capaci, avevo paura. Parcheggiavo la mia auto in una stradina vicino a via Teulada che sale verso Monte Mario, e ogni volta che a tarda sera tornavo a riprenderlo avevo un groppo in gola. Ma anche dopo l'attentato a Maurizio Costanzo, quando tutti i giornali italiani si interrogavano sul perché quella bomba non fosse scoppiata anche per me, io mi rifiutai di cambiare le mie abitudini. Perché se la mafia ci impone un modo di vivere, dal mio punto di vista la mafia ha già vinto e noi non siamo al sicuro. Falcone e Borsellino erano scortati e sono morti assieme agli agenti che li scortavano. Ma ciò è accaduto non perché con un agente in più si sarebbe risolta la situazione, è accaduto perché lo Stato ha ceduto alla mafia un pezzo della sua sovranità. E lo Stato non cede questa sovranità quando applica la legge. Per esempio a Provenzano, che come prevede la nostra Costituzione non può essere privato della sua dignità personale. Sia ben chiaro, io so che è un feroce assassino, è un boss che si è macchiato di stragi, di delitti che restano indelebili. Ma se oggi è diventato un malato terminale, un vecchio allo stato terminale, lo Stato deve tenerne conto. Se ci sono poi altri misteri, dobbiamo capire quali sono. Così pensava Falcone, che credeva nello Stato e credeva in uno Stato dove la giustizia è uguale per tutti e non conosce la parola vendetta. Questo era lo Stato di Falcone. E invece quello Stato allora cedette perché si confuse con Provenzano, non si comportò diversamente da Provenzano, si avvicinò a lui, si avvicinò alle sue mani sporche di sangue, trattò con lui, lo considerò con rispetto e si piegò perfino ai suoi desideri. Come possiamo fare, signor Ciancimino, per far sapere ai suoi amici Riina e Provenzano che vogliamo che queste stragi finiscano? Come possiamo fare? Secondo voi questa domanda che cos'era? Un'indagine investigativa? E chi ne porta la responsabilità? I carabinieri che la formularono? I loro superiori? I politici che li controllavano? A chi dobbiamo affidare l'accertamento della verità? A quelli che sono morti? Agli eroi che sono morti? O soltanto alla magistratura? Quando la politica ha troppa paura, vuol dire che la politica sta morendo. E allora io penso che la politica in Italia dovrebbe per un giorno smettere i panni di Don Abbondio e indossare quelli di Don Gallo. Prete di strada, prete rivoluzionario, prete partigiano, quello che diceva pane al pane e vino al vino. E siccome era anche un mio amico, beh,
mi sentirei molto in imbarazzo a commemorarlo con i soliti piagnistei di quando uno muore. E allora ho pensato di accompagnarlo con una risata. Bravo! Ciao Donno! Eccolo là. Anch'io sono contento di accompagnarlo con una risata, spero che se la faccia poi, non so dov'è, eh? Ma non l'ha mai saputo bene neanche lui, quel quiz. Se c'è il paradiso, è il paradiso. Vediamo, ecco, appunto. Don Gallo, ma che dice? Perché vuole andare all'inferno? Sa com'è, io mi trovo meglio giù, con gli esclusi. Era così. Però poi mi sa che si è fatto convincere, no? Solo che lui c'ha sto carattere. Si può sapere che cazzo avete da guardare? Ci scusi Don Gallo, ma qui in paradiso di preti se ne vedono pochi. Sono delle cose curiose. Comunque io sono convinto, no, che ora ci mette un po' ad adattarsi, ma siccome trova qualche amico là, vedrai che sei adattato già bene. Infatti, ecco, una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Porca puttana, da quando ha ritrovato Fabrizio De André, qui non si riesce più a chiudere occhio. E adesso?